Ci si può chiedere, se noi siamo il nostro karma, come spiegare l'ereditarietà? La teosofia qui offre una soluzione più in armonia con i fatti quando li osserviamo. Uno nasce in una famiglia attuale perché in passato ha avuto rapporti con essa e oggi vi appartiene a causa dei vincoli psicomagnetici precedentemente creati. Questi vincoli consistono di energie vitali e devono produrre il loro effetto nella sfera in cui furono portati in esistenza. Nello studiare il karma, vediamo anche che dobbiamo studiare ugualmente l'insegnamento della reincarnazione, perché uno non ha significato senza l'altro. Nasciamo fra certe persone e da certi genitori a causa dei vincoli che abbiamo formato con essi in passato. Fin tanto che amiamo oppure odiamo qualcuno, abbiamo un vincolo con quell'individuo che persisterà fino a quando quell'odio o quell'amore persisteranno. Così siamo tutti ritornati insieme sulla Terra. Amici, parenti, nemici, per riprendere le nostre gioie, il nostro lavoro, il nostro ruolo, le nostre esperienze e le nostre lezioni nella vita umana. Possiamo dire che la famiglia fornisce l'espressione per un'ereditarietà individuale, perché riteniamo ancora ciò che non può essere evocato troppo spesso. Il karma è inerente nell'individuo, non è imposto dall'esterno. Ricordiamocene, vediamo che l'ereditarietà di un'entità reincarnante è determinata da ciò che essa stessa è. Perché i membri di una famiglia si diversificano, spesso così ampiamente, anche se sono tutti nati sotto condizioni simili e dalla stessa pressione ereditaria? Le combinazioni diverse delle qualità ereditarie negli individui sono dirette dalle attrazioni psicomagnetiche inerente agli skanda dell'entità reincarnante. Il termine sanscrito skanda è usato nella letteratura teosofica perché non c'è un termine inglese per designare con precisione quelle qualità che sono l'aggregato concentrato, l'essenza della vita personale di un'entità. Si riferiscono agli attributi, alle tendenze, alle qualità, sia elevate che inferiori, che distinguono una personalità da un'altra. Sono i semi delle azioni, i pensieri, i sentimenti di natura materiale, che aiutano a formare il prossimo corpo o le particolarità mentali o morali. Possiamo afferrare meglio la natura e l'azione degli skanda se comprendiamo prima gli atomi di vita, che possono essere descritti come le anime degli atomi attraverso cui l'entità incarnante è in grado di incorporarsi. Sono i mattoni con i quali sono forgiate tutte le cose. Esistono su ogni piano, in natura, spirituale, mentale, emotivo, fisico e ad ogni grado di sviluppo o evoluzione in quei piani. Nella vita umana formano il corpo con le sue cellule ed organi, formano la nostra natura intermedia mentale ed emotiva ed anche la nostra costituzione spirituale. Questi atomi di vita, che ora costruiscono il nostro corpo fisico ed anche la nostra natura psicologica e spirituale, sono esseri che in ogni istante ricevono le impressioni di ogni nostro pensiero, ogni nostra azione, non importa quali. Se noi amiamo in modo puro, altruistico, gioioso, abbiamo dato un'impressione a questi atomi di vita e possiamo ugualmente imprimerli con l'egoismo, le qualità dell'odio e dell'amore, o dare loro vibrazioni di paura o pessimismo. Poiché i nostri corpi e le nostre nature interiori
cambiano continuamente attraverso la crescita, lo sviluppo e il declino. Questi atomi di vita non restano con noi, ma fuoriescono in massa da noi per combinare temporaneamente quelle altre nature e sostanze che sono affini alle impressioni che essi hanno assorbito da noi. Questo avviene attraverso tutta una vita, ma in maniera più completa dopo la cosiddetta morte fisica. Allora c'è una separazione dei principi che hanno costituito l'essere umano. La parte spirituale, dopo aver ritirato in se stessa tutto quello che dell'uomo personale si era purificato, risorge in altre sfere. La natura passionale, emotiva, sta sul proprio piano per un periodo, prima di disintegrarsi. E il corpo, come lo conosciamo, si dissolve rapidamente. Allora gli atomi di vita su tutti questi piani, carichi delle tendenze e delle qualità impresse su di loro nell'ultima vita terrena, trovano i loro habitat naturali. Ma la reincarnazione, anzi habitat perché è latino, ma alla reincarnazione, sotto l'influenza dell'attrazione naturale, ritornano in massa all'entità che li aveva emanati. Sono questi atomi di vita che trasportano gli skanda, l'aroma delle nostre vite passate. Sono i materiali di costruzione di molti gradi diversi di evoluzione che così plasmano, in base alle loro caratteristiche inerenti, la personalità che sta per nascere. Come ha affermato Gottfried de Purcka in L'uomo in evoluzione, Man in Evolution, leggiamo, in questo modo il prossimo corpo che otterremo non sarà lo stesso vecchio corpo che avevamo prima, non sarà lo stesso John Smith o Mary Brown. Il nostro nuovo corpo sarà composto dagli stessi atomi di vita nei quali abbiamo vissuto e lavorato e ci siamo espressi nella precedente incarnazione. E ricordate che questi atomi di vita esistono non solo su questo piano fisico, dove è il nostro corpo fisico, ma esistono anche sui piani intermedi, vale a dire sul piano astrale ed emotivo, come pure sul piano intellettuale e spirituale. Dovremmo aggiungere che, poiché essi sono i nostri figli, siamo responsabili nei loro riguardi. Inoltre, sono entità evolventi, vincolate a noi attraverso le epoche. Gli schemi dei cambiamenti che colmano gli apparenti divari fra due incarnazioni sulla Terra dell'ego umano sono stati abbozzati solo approssimativamente per sostenere la spiegazione riguardo all'ereditarietà di com'è esposta dalla teosofia. Somiglianze e differenze sono così considerate in modo non solo logico, ma giusto. Raccogliamo quello che seminiamo e dove lo abbiamo seminato. E se in questa vita abbiamo sparso semi di bene e di male su questa terra, è solo in questa o in un'altra vita su questa terra che possiamo raccogliere ciò che abbiamo seminato. Il nostro universo è governato dalla legge, dall'ordine. E questo termine karma esprime la realtà dell'armonia universale e della coesione che si manifesta come ciò che chiamiamo legge ed ordine. Leggiamo nella dottrina segreta della Blavatsky. Questa legge, sia cosciente che incosciente, non predestina niente e nessuno dall'eternità. In verità, perché è l'eternità stessa. E come tale, poiché nessun atto può essere coeguale all'eternità, non si può dire che agisca, perché è l'azione stessa. Non è l'onda che affoga un uomo, ma l'azione personale del disgraziato che va deliberatamente a mettersi sotto l'azione impersonale delle leggi che governano il movimento dell'oceano.
Probabilmente non c'è verità che non possa essere pervertita da poter apparire in qualche modo qualcosa che non è. Come abbiamo detto, il karma è essenzialmente, intrinsecamente, una dottrina della libera volontà. Ma questo, che implica una scelta d'azione, è spesso interpretato per una strana distorsione mentale, come fatalismo. Quale diavoletto delle tenebre è quello che ha suggerito all'uomo, il dio embrionale, il forgiatore del proprio destino, che egli vive sotto un dominio preordinato? Ma in ogni caso, quale che possa essere l'espressione apparente di uno stato d'animo, ogni uomo, nella sua natura profonda, sa di essere libero di agire e di pensare. Come è evidente, egli fa continui sforzi in questa direzione o in quella da cui si aspetta dei risultati. Si attribuisce a se stesso i risultati che sono favorevoli. In base a quale logica allora considera la volontà di Dio per gli altri risultati, a meno che in verità sia la volontà del Dio interiore? O, come è eccellentemente espresso, nella vita pratica quotidiana non c'è alcun dubbio che l'uomo abbia la libera volontà. La libertà di un uomo entro certi limiti naturali è ovvia. Nelle relazioni con i suoi simili, la sua libertà di scelta e quindi la sua responsabilità sono fondamentali e sono la base di tutta la nostra struttura sociale e delle nostre leggi. L'idea della responsabilità morale presuppone la libera volontà. Un uomo che si è rifiutato di agire o di accettare la responsabilità dei suoi atti, adducendo la ragione di non avere la libera volontà, sarebbe considerato un uomo dal cervello confuso, con ragionamenti ostacolanti e cavillosi, senza senso. Un uomo le cui azioni sfuggono al controllo della propria volontà è manchevole, è un isterico o un insensato. Le corti civili lo manderebbero in un manicomio, non in prigione. Non è scusabile un uomo la cui libera volontà è inibita. La questione della libera volontà è molto scura per le idee esagerate di cosa sia la libertà. L'assunto, forse inconsapevole, è che se ci sono dei limiti, non c'è libertà. Ma la libertà può essere esercitata a condizione che non se ne abusi. Un uomo ha libertà personale nelle leggi delle società alla quale appartiene. Se viola queste leggi, la sua libertà, da quel momento in poi, è limitata nei muri di una prigione. Qualcuno ha mai dubitato o considerato che un uomo in libertà è veramente limitato se paragonato ad un uomo in prigione? In una società governata dalla legge e dall'ordine, tutti gli uomini hanno libertà entro i limiti della legge, anche se devono conformarsi all'ordine sociale. Un cittadino rispettoso della legge non è uno schiavo per il fatto che si conforma alle limitazioni dell'ordine sociale. Lucifer, marzo del 1935. Ora, chi infrange la legge deve soffrire delle penitenze. Più palesemente quando si infrange la legge superiore, quella legge dell'unità, cooperazione e compassione che tiene insieme l'universo, che è la vera natura, la vera essenza delle cose. Ogni corrente messa in moto colpisce il suo obiettivo e ritorna, ripercuotendosi con forza in proporzione diretta, perché punta coscientemente contro la legge superiore. Ma è sempre possibile andare controcorrente per indebolire o neutralizzare la sua forza. Supponiamo ad esempio che uno è coinvolto in una faida familiare, come quelle che avvelenarono la vita di Venezia durante il Medioevo, con sentimenti sempre più agguerriti e alimentati di nuova vita ad ogni generazione, e che risolutamente, come qualche volta è successo in quel tempo, infrangeva il maleficio facendo offerte di amicizia e liquidando la vecchia disputa così. Questo significherebbe instaurare un nuovo karma per neutralizzare il vecchio e portare pace dove c'era stata discordia.
Vi è un'altra distorsione che qualche volta la mente inferiore genera su questo insegnamento. A volte tutti, mentre attraversano il loro sentiero, incontrano diverse sofferenze per incidenti o disgrazie, con cui essi apparentemente non hanno niente a che fare, o occasionalmente un individuo, con un rispetto ipocrita della legge, esita ad interferire con il karma dell'altro. O potrebbe essere francamente brutale e dire: chi soffre si è procurato il suo karma e deve subirne le conseguenze. In questi casi c'è sempre da considerare questo. Noi possiamo imbatterci nelle disgrazie altrui perché in passato le abbiamo causate noi stessi. E dobbiamo ricordarci che l'inazione, in un atto di misericordia, diventa un'azione in un peccato mortale. La voce del silenzio. In questa intricata rete di vita che ci avvolge tutti assieme, quanto spesso nella nostra cecità ne aggrovigliamo i fili. Ma diffidiamo dell'indifferenza. L'uomo caduto sul ciglio della strada che in quel momento stiamo attraversando ci fa una richiesta. Se è il suo karma ad affliggerlo, è ugualmente il suo karma che qualcuno capace di aiutarlo appaia. Sicuramente non c'è bisogno di discutere, ma più fondamentale della legge delle conseguenze che abbiamo riportato qui è la legge delle leggi. La compassione. È evidente che è nostro dovere aiutarlo e soccorrerlo. Possiamo affidarci alle leggi della giustizia divina per vedere che un uomo riceve quello che merita, senza che noi vi aggiungiamo qualcosa di più. Dice chiaramente Goffrey de Poca, affermando: è nostro dovere aiutare gli altri quando vediamo che sono in difficoltà o in pena o hanno bisogno di aiuto. È nostro dovere condividere con gli altri quello che abbiamo di bello e di buono. Questo è appropriatamente umano. Siamo i custodi di nostro fratello. Guai a noi se insensibilmente cambiamo strada. Meglio subire la macina intorno al nostro collo e le profondità del mare. In verità, certe cose sono inevitabili. Siamo tutti in un universo e dobbiamo vivere. Siamo qui su questa terra e dobbiamo continuare a ritornarci ripetutamente finché impariamo le sue lezioni. Siamo legati ad essa fino a quel giorno. Ma siamo noi a guidare le nostre grida attraverso le sue correnti, sia saggiamente che stoltamente. Quando abbiamo dominato i suoi problemi e noi stessi in rapporto ad essa, allora siamo liberi di avanzare. Infatti, allora decidiamo di avanzare. Il fatto basilare in questa teoria del fatalismo è che l'uomo al centro del suo essere è all'unisono con il centro dell'universo. E non vi è autorità superiore. Recitiamo questi numerosi meandri nei nostri destini quotidianamente con le nostre mani, mentre immaginiamo che stiamo proseguendo per un sentiero della strada principale, della rispettabilità, del dovere. E allora ci lamentiamo di quelle strade che sono così intricate e buie. Siamo sconcertati davanti al mistero del nostro agire, degli enigmi della vita che non sappiamo risolvere. E quindi accusiamo la grande sfinge di divorarci. Ma in verità non c'è un incidente nelle nostre vite, non un giorno problematico o disgraziato che non possa riportarsi alle nostre azioni in questa o in un'altra vita. Se qualcuno infrange la legge dell'armonia, deve essere preparato a cadere nel caos che egli stesso ha provocato. Quindi, se qualcuno è senza aiuto davanti a queste leggi immutabili, non siamo noi gli artefici dei propri destini, ma piuttosto quegli angeli, quei custodi dell'armonia.
La nemesi del karma non è che un effetto dinamico, spirituale, di cause e forze prodotte, risvegliate all'attività dalle nostre azioni. Scrive così nella dottrina segreta Madame Blavatsky. Questa condizione resterà finché le intuizioni spirituali dell'uomo siano pienamente palesate. Fino ad allora, il solo palliativo ai mali della vita è l'unione e l'armonia, una fratellanza in actu, cioè in azione, e l'altruismo non semplicemente di nome. La soppressione di una singola causa cattiva eliminerà non una, ma una varietà di effetti negativi.